Sindaco De Antonis, facciamo il punto sull'emergenza coronavirus a Castelcastagna. Come è andata e come sta andando? Allora, Castelcastagna devo dire che è andata bene. È andata bene per una serie di motivi, cioè i cittadini sono stati veramente bravi e rispettosi di tutte le prescrizioni che ci sono. Io ho lavorato molto sul territorio, sono andata in giro, ho ribadito quali dovevano essere i comportamenti e devo dire che veramente come in una grande famiglia i miei cittadini mi hanno seguita in questo. Tant'è vero che noi per quanto riguarda proprio i casi di positività al Covid, nel momento, diciamo, più cruciale, che per noi è stato tra ottobre e novembre, nel momento più cruciale abbiamo avuto un tetto massimo di 16 positività, che però riguardavano, tre nuclei familiari e quindi si sono molto, diciamo, risolti abbastanza velocemente, Circoscritti comunque. circoscritti e risolti velocemente. Attualmente abbiamo proprio, notizie di 2 giorni fa dell'ASL, due nuovi casi di positività, però devo dire che veramente i cittadini di Castelcastagna evitano di uscire se non per motivi di necessità, rispettano rigorosamente le regole e questo è stato importante anche per il lavoro che noi abbiamo dovuto mettere in atto, perché il nostro lavoro poi alla fine è stato sempre di comunicazione con loro, di stare vicino a loro, di adottare tutte le misure. Noi proprio nella primissima fase abbiamo distribuito immediatamente le mascherine alla popolazione, per esempio, e di questo devo anche ringraziare tanti cittadini di Castelcastagna che si sono attivati per fornire gratuitamente all'ente delle mascherine. Quindi veramente un A gesto lei di. non sono mai mancate i suoi concittadini. No, 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 a noi a Castelcastagna le mascherine non sono mai mancate, tant'è che le abbiamo distribuite non solo nella prima fase ma anche successivamente. E quindi veramente il trend di Castelcastagna è stato veramente molto molto buono, molto positivo. Mi auguro che si mantenga, infatti continuo sempre a ripetere, rispettiamo le regole, rispettiamo le prescrizioni e a breve insomma arriveranno anche i vaccini. Adesso sappiamo che c'è stata la piattaforma per prenotarsi gli ultra ottantenni e le persone con disabilità o fragilità. Anche Castelcastagna ha aderito, tante persone sono venute anche in comune per chiedere come dovevano fare. Il comune ha dato assistenza ai cittadini, alla popolazione e quindi siamo veramente soddisfatti. Speriamo che ripeto, il trend rimanga questo.